Siamo con l'amico Andrea Marangoni, una vittoria direi meritata, con una buona prestazione. Avete messo sotto Scandiano a casa sua. Sì, quando veniamo qua a Scandiano, anche l'anno scorso, siamo sempre decimati per degli infortuni. E giochiamo col cuore, si è visto stasera, e tutti quanti hanno dato l'anima e il risultato meritato, quindi bravi ragazzi che abbiamo portato appunto a casa 3 punti. Qualche rimpianto ce l'hai di non essere proprio un po' più in alto, perché veramente avete fatto una partita di grande livello e forse ci sta qualche punto in più in questa squadra? Guarda, aneddoto di fine primo tempo, l'allenatore ci ha un po' rimproverato perché ha detto: state giocando bene, come mai qualche partita di testa non ci siete? Ecco, forse quello che è mancato un po' quest'anno è la continuità nei risultati, entrare con la testa e gli occhi insanguinati da battaglia. E forse sì, qualche punticino. La classifica è molto corta, quindi 3 punti potevi essere un po' più su, e è un po' da lavorarci a livello caratteriale, è un po' il nostro tallone d'Achille, diciamo. Però dai, mancano 4 partite, cercate di divertirvi e di tornare un pochino più su, magari per dar fastidio a qualcuno che ora è un po' più in alto. L'obiettivo è sempre quello di dare il massimo ogni partita. E il campionato è quasi alle porte, è quasi finito, e noi comunque non molliamo, giochiamo per vincere e anche per far crescere i giovani, e infatti ci sono stati molti più cambi, e avanti sempre forza roller. Grazie Andrea.